Dunque, un chiarimento per i nostri anziani sulle novità di questa norma, sul principio attivo, a chi si applica in particolare? Diciamo che la novità è apparente, vale a dire il meccanismo complessivo è questo. Io ho come persona che ha bisogno di un farmaco una possibilità di scelta, vado dal medico, il medico sa che una certa categoria di farmaci con lo stesso principio attivo può rispondere al mio bisogno e quindi indica il principio attivo. Poi può, siccome conosce la mia storia, ecco, può dare un orientamento al farmacista, che è quello di mettere oltre al principio attivo anche il nome commerciale del farmaco stesso. E in questo modo è un rapporto, sono io che scelgo nel rapporto col farmacista, anche con riferimento magari alla disponibilità dei farmaci stessi, qual è il farmaco che vado ad acquistare. Se per delle ragioni che sono legate alla mia storia sanitaria il medico invece valuta che solo tra i farmaci equivalenti quel certo farmaco con un certo nome è quello che va bene a me, lo motiva. Questo è diciamo, è l'ossatura che è rimasta sostanzialmente la stessa, ecco, e che ha come obiettivo quello di consentire a me utente, a me malato, di avere voce in capitolo. Ma la stessa cosa al medico, perché evidentemente è il medico che in scienza o coscienza fa la valutazione, e in tutta questa alleanza, in questo rapporto tra il paziente e il medico, c'è anche un ruolo del farmacista che è legato in qualche misura anche alla disponibilità del farmaco stesso, e in questa alleanza diciamo che ci dovrebbe entrare anche virtuosamente il farmacista. Ecco, questo è quanto chiede la normativa. Mi sembra di capire che si stia applicando in modo corretto. Qualora ciò non avvenisse, il Ministero è pronto a dare, ecco, delle indicazioni interpretative per facilitare a tutti, medici, farmacisti, pazienti, associazioni, perché poi spesso, no, tutto questo viene mediato non dal singolo ma attraverso delle associazioni, per esempio in questo caso, visto che siamo in questa sede, la Federanziani. Quindi la norma attuale non prevede obbligo di prescrizione del solo principio attivo per i vecchi cronici, ecco. Per i vecchi cronici questo già in precedenza la norma veniva interpretata in questo modo. D'altra parte noi non vogliamo fare delle cose che complichino la vita alle persone, ma vogliamo fare delle cose che aiutino i singoli e l'ordinamento. Tutta la battaglia per i farmaci equivalenti si spiega proprio così. La scelta che è politica e culturale di andare nella direzione dei farmaci equivalenti, come succede dappertutto nel mondo, è una scelta che aiuta il me cittadino perché pago meno, ma aiuta anche sempre me cittadino come facente parte di uno Stato, in quanto nel tempo il prezzo dei farmaci equivalenti diminuisce, che è quello che è successo, cioè già come applicazione della norma estiva il risultato è stato una diminuzione del prezzo dei farmaci equivalenti, o come si suol dire generici. E questo cosa significa? Significa che ci ha guadagnato il singolo cittadino, ci ha guadagnato il Servizio Sanitario Nazionale, che potrà disporre di risorse da destinare in altre direzioni diciamo più utili per tutti. Quindi mi sembra che, ecco, sotto questo profilo stiamo camminando sulla direzione giusta, ecco.